Benvenuti a Klaus Condicio, abbiamo un ritorno nel nostro programma, abbiamo un affezionato, l'onorevole Mario Borghezio. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Senta, c'è carne, tanta carne al fuoco. Iniziamo dalla situazione libica, diciamo così. Intanto che cosa dobbiamo fare di Gheddafi, dipendesse da lei? E quindi dovremmo, nonostante il nostro passato coloniale, che potrebbe rendere questo poco opportuno, io credo che dovremmo pretendere dalla NATO di essere presenti in prima fila nell'azione militare di liberazione di quel paese. Certo, senta, poi c'è il problema dei profughi, dei campi, dell'accoglienza, ma come paese siamo in grado di accogliere tutte quelle persone? Senta, però la Chiesa ieri ha detto testualmente, i vescovi hanno detto bisogna essere a braccia aperti e bisogna accoglierli, bisogna aprire le frontiere. Certo, quindi lei dice c'è una buona dose ovviamente di realpolitik per non dire ipocrisia, giusto? Per mesi negli hotel a 5 stelle, mentre loro
Senta, però al di là della Chiesa ci sono anche le dichiarazioni della Caritas sugli immigrati e sull'accoglienza e di associazioni come quelle umanitarie, quelle presiedute da quella italiana. Cosa pensa di queste associazioni? Agiscono sempre in modo trasparente secondo lei? Quella di, ah scusi onorevole, mi riferivo a quella presieduta da Laura Boldrini, ecco. Ecco, però su queste associazioni, sulla trasparenza, cosa manca? Manca tutto, perché non sappiamo come li spendono, non sappiamo solo quanto ci costano, e sono molti, molti, molti soldi. Quindi sarebbe, certo, sarebbe opportuno un'inchiesta parlamentare o della magistratura, essendo soldi dei contribuenti, che facesse chiarezza anche nell'interesse stesso di queste associazioni, diciamolo. Cioè molto spesso la missione umanitaria, non sempre, ma in alcuni casi può essere un paravento per una partita di giro per soldi che non si sa bene dove finiscono. Sì. Ma quello è un altro discorso. Sì, quello è un altro discorso. Senta, sulla Caritas che idea si è fatto? Per non essere controllato, perché se ci fossero questi fondi pubblici probabilmente ci potrebbe essere qualcuno che chiede approfonditi controlli. Bisogna distinguere molto bene la carità dalla carità pelosa. È chiaro. Senta, sul federalismo facciamo qualche riflessione. Sì, certo. Prego. Thank you.
detto, il federalismo è l'ambito giuridico per i popoli liberi, civili, come quelli che lo hanno adottato da secoli, pensiamo ai nostri riconosciuti per il nord, i vicini di casa, svizzeri, e c'è una enorme differenza fra la concezione del rapporto fra cittadino e Stato, fra la concezione della trasparenza del segno civico, fra quelli che sono i figli dei figli di quelli che hanno creato la civiltà dei comuni e quelli che sono i figli dei figli di quelli che nello stesso periodo, anziché essere liberi dei liberi comuni, passavano ancora la pantofola al signore locale. Ecco, senta, ma queste sono le luci e le ombre? Certo. Ultima cosa, leggo sui giornali la Banca Italia controllerà sui conti di Gheddafi. Lei ci crede davvero? Certo. Senta, ultimissima cosa, il falò di Garibaldi che c'è stato, ce ne saranno altri, purtroppo lei era stato involontario profeta. Cioè lei dice finché ci si limita, aspetti, lei dice finché ci si limita ai falò, cioè non è una carnevalata allegra. Certo. Però Gian Antonio Stella ha criticato i falò sul Corriere.
inimmaginabile che il fronte popolare appunto nel 48 quando aveva pensato l'Italia dei manifesti col voto è chiaro però lei dice e guardi per me che sono figlio di gente che ha vissuto il periodo della guerra civile lei Garibaldi ricorda quelle brigate che si sono macchiate dei diritti peggiori durante la guerra civile pensiamo a quel macellaio di Moradino ecco il loro idolo era Garibaldi basterebbe quello per sputare sulla rimane quindi lei dice benvengano questi falossi sono così diciamo allegri all'insegna dell'ilarità, corretto? Ci va anche lei a fare, scusi? Ad accenderne uno. Civile. Va bene, onorevole, la ringraziamo.